Blu fase 2. Piegamento e allungamento. Questo esercizio elimina la rigidezza nelle gambe e nella parte inferiore della schiena e consente di muoversi in modo più fluido. È un ottimo movimento da eseguire in cucina mentre si attende che bolla l'acqua o mentre si parla al telefono con un amico. Posizionare le mani su una sedia. Ove questo sia troppo basso, iniziare con le mani sullo schienale della sedia o sul piano di lavoro della cucina. Rivolgere in avanti le dita dei piedi e tenere diritte le gambe. Divaricare i piedi alla larghezza delle spalle. Spingere lentamente all'indietro il fondoschiena allontanandolo dalle mani fino a percepire una tensione lungo la parte posteriore delle gambe. Mantenere la posizione per qualche secondo, quindi piegare leggermente le ginocchia per eliminare la tensione. Infine, raddrizzare lentamente le gambe per ripristinare la tensione. Ripetere delicatamente il movimento in modo fluido e controllato. Ripetere da 10 a 15 volte.